Siamo con l'avvocato Luca Terisi, rappresentante della comunità nolana per i rapporti con l'UNESCO, la rete delle macchine a delle macchine da festa. Ci può dire questo giugno nolano come sarà? Questo giugno nolano sarà, ahi noi, uguale a quello dell'anno scorso, con tanta tristezza in più perché proprio oggi Nola ha perso un altro suo figlio. Un figlio che era sempre disponibile con tutti, il dottore Martinez, che ricordiamo tutti per la sua enorme disponibilità, la E sua bontà signorilità, la d'animo. sua bontà d'animo. Quindi Nola oggi è ancora più triste. Nola però non si ferma, la comunità nolana non si ferma, non si è fermata l'anno scorso e non si ferma quest'anno. Ci sono tante iniziative in cantiere, tante presentazioni di libri, eventi, quindi la comunità nel suo piccolo. Possiamo andare più nel Allora, il dettaglio? 4 giugno ci sarà la presentazione del libro della dottoressa Maria Carolina Campone proprio su San Paolino, nel Salone dei Medaglioni. Il 9 giugno ci sarà la presentazione di un progetto molto importante della Compagnia di San Paolino che metterà in rete l'intero libro di Don Giovanni Santaniello, che consta di oltre 40 capitoli, quindi verranno letti questi capitoli da 40 persone differenti, verranno messi e caricati in rete, di modo che tutti potranno ascoltare questa lettura di questi capitoli, di modo che tutti potranno conoscere più approfonditamente la vita di San Paolino. La Proloco sicuramente metterà in campo tante iniziative, atte proprio a far conoscere la nostra festa dei Gigli e diciamo queste nello specifico il Movimento Piazza d'Armi già presenterà il 5 il loro progetto che fanno ormai da anni sul diciamo così le macchine da festa in miniatura, hanno ricostruito anche parti della città, quindi Sempre nel museo. Le location nello specifico credo no, il Movimento Piazza d'Armi nel Museo Archeologico. Poi ci sarà l'esposizione di Mamma Nola nella Chiesa dei Santi Apostoli con le opere di cartapesta del maestro Santaniello. Diciamo che la comunità nolana non si ferma, non si è fermata lo scorso anno e non si ferma quest'anno. Quindi attendiamo adesso l'ufficialità del calendario degli eventi dell'assessorato ai beni culturali e speriamo che l'anno prossimo possa viversi diversamente con il cuore pieno di gioia, perché significherà che la nostra festa si potrà celebrare, che gli eventi si potranno fare in presenza e quindi ci saranno meno problemi Anche la possibili. compagnia di San Paolino è Anche attiva. la Compagnia di San Paolino è attiva con questo progetto, ripeto, che il 9 presenteremo nel Duomo alle 17:30 e inoltre poi comunque la compagnia non si è fermata perché tutta l'attività con i maestri di festa è proseguita perché noi abbiamo organizzato anche la novena che si celebrerà come sempre dal 13 al 21 giugno alle 19 in Duomo, quindi tutti i maestri di festa sono stati chiamati e sono stati diciamo così resi edotti di tutto quello che si dovrà fare, quindi semplicemente La processione non ci no, sarà, la processione non ci sarà diciamolo. e tutto sarà fatto come è stato fatto lo scorso anno, quindi nel rispetto delle norme anti-Covid, ma la gente ha risposto bene lo scorso anno e quindi 365 giorni dopo risponderà ancora meglio. Questo giugno nolano è Questo giugno nolano un po' triste. è triste perché tante sono state le persone che oggi non ci sono più e che animavano questo giugno nolano. Mi piace ricordare Andrea Foglia, mi piace ricordare Pacifico Dubbioso, mi piace ricordare Mastro Leonardo Sepe, tra gli altri, ripeto, Carmine Martinez, oltre a tutti quelli che purtroppo ci hanno lasciato a causa della pandemia e non a causa della pandemia. Quindi speriamo che possa essere un giugno dove San Paolino ci riempia i cuori Di rinascita. di gioia, di rinascita per la città e per noi stessi. Oh.